Buongiorno a tutti, sono la professoressa Bosco, insegnante di italiano e latino al liceo scientifico. Con questo video vi parlerò dell'utilità dello studio del latino e delle metodologie utilizzate in classe. Spesso molti si chiedono che senso abbia studiare il latino al giorno d'oggi, stesso dubbio che aveva al tempo Renzo dei Promessi Sposi. Proverò a spiegarvi invece l'utilità di continuare a studiare questa lingua e di non perderla. Innanzitutto, serve a conoscere meglio la lingua che parliamo tutti i giorni, cioè l'italiano. Infatti, ci sono tantissime parole che oggi utilizziamo e che in realtà sono parole latine, quindi anche senza accorgercene, il latino lo parliamo ancora oggi. Qui vedete un sacco di parole che usiamo abitualmente e che in realtà hanno un'origine molto antica. Il latino è alla base di tante lingue europee, quindi studiarlo può esserci utile per apprendere le lingue straniere. Vediamo la parola pater. Le somiglianze con le altre lingue sono molto evidenti. Ancora, una riflessione importante è quella secondo la quale tantissime opere del mondo latino sono state lette da autori della letteratura italiana e non solo. Quindi studiare le opere latine in lingua ci permette di avere in comune qualcosa con autori del nostro passato che studieremo anche nel corso, insomma, dei nostri studi superiori. Senza contare poi che le opere latine in traduzione sono ancora oggi tra i testi più letti al mondo. Ci aiuta poi dopo a capire meglio le parole tecniche, scientifiche e anche i modi di dire. Quindi studiare il latino potrà poi servirci in futuro, quando ad esempio affronteremo degli studi universitari non soltanto umanistici, anche scientifici. Pensiamo al campo medico, ad esempio, e a quante parole prende proprio dalla lingua latina. Spesso si dice che tradurre una versione equivale a svolgere un'equazione di matematica, ed è proprio così. Il latino aiuta le nostre capacità logiche. Passiamo adesso invece a strumenti e metodi che vengono utilizzati in classe per l'insegnamento di questa lingua. Innanzitutto il libro di testo, Alatin Academy. Si può accedere a una piattaforma online facile e intuitiva da usare. Come vedete qui, basta inserire il proprio indirizzo email, registrare una password e in seguito inserire il codice che si trova all'interno del libro. Su Alatin è possibile svolgere degli esercizi e delle versioni, di cui si ha immediato riscontro una volta che viene inviato l'esercizio svolto. Ecco un esempio. Di fronte a questo quesito possiamo inserire la nostra risposta e la piattaforma ci dirà se la nostra risposta è corretta oppure no. Un'altra app che utilizziamo è WeSchool. Su WeSchool si possono creare classi virtuali. Ecco un esempio. Il docente crea la classe e invita gli studenti a prenderne parte. Come per Alatin, anche su WeSchool possono essere svolti esercizi, verifiche, test, possono essere creati verba conserta ad hoc sull'argomento che si è spiegato, in modo tale da rendere l'approfondimento un pochino più divertente per i ragazzi. Ultima piattaforma è AbbScuola. Funziona esattamente come Alatin Academy e WeSchool, si crea una classe virtuale e da questa classe si possono assegnare esercizi, verifiche che forniscono subito un riscontro agli studenti. Infine, poiché ritengo che il latino vada studiato come qualsiasi altra lingua, una volta a settimana ci dedichiamo al metodo Natura tramite il testo Famiglia Romana.
Famiglia Romana presenta degli approfondimenti sulla civiltà latina in lingua. Ci sono anche degli esercizi, nel senso che le domande su quanto è stato letto sono poste in latino, i ragazzi devono rispondere in latino, e la parte di grammatica viene comunque spiegata usando parole latine, ovviamente a seconda del livello che viene raggiunto dai ragazzi. Il mio video termina qui. Spero di avervi incuriosito e di vedervi presto. Buona giornata a tutti!